2015 è un anno importante per l'Italia per tutto quanto il food, e c'è anche l'Expo, quindi questo abbinamento Expo e con tutto food. Beh, ha sicuramente funzionato, noi avevamo comunque dei numeri in crescita, anche perché tutto food è una manifestazione business to business, mentre Expo è prevalentemente riservata al pubblico. I visitatori di Tutto Food sono solo businessmen. Abbiamo cercato di fare sposare nella fiera il business con l'informazione, quindi abbiamo tutta una serie di ricerche che sono state presentate e che disegnano lo stile di vita degli italiani che cambia. Quindi venendo a Tutto Food non solo si potrà fare del business, ma si potrà avere uno spaccato di quello che è lo stile di vita degli italiani in questo settore. Indubbiamente anche sotto un profilo psicologico, iniziare a essere la prima fiera che apre in contemporanea con Expo ci ha aiutato sicuramente. E l'anno prossimo dovremo aumentare molto l'internazionalità degli espositori, quindi renderla ancora più internazionale. Vogliamo fare un appello quindi a quelli che oggi mancano, perché devono venire Tutto Food? Beh, oltre ad avere 3.000 espositori, 7.000 marchi dove poter scegliere il proprio approvvigionamento, direi che per la prima volta forse in Italia, senza andare all'estero, avranno la possibilità di vedere una fiera realmente internazionale. Edizione del record, abbiamo dei settori che addirittura, come quello dolciario, hanno raddoppiato il numero degli espositori. Quindi direi che stiamo riempiendo un vuoto. L'Italia è uno dei paesi leader al mondo nella produzione agroalimentare, non lo eravamo con una manifestazione fieristica. Stiamo seguendo la strada di altri settori come la moda, come il mobile, dove a un settore forte corrisponde una fiera forte. In più c'è il pesce? In più c'è il pesce, che è stata una grande soddisfazione perché viene a solo 10 giorni dalla chiusura della mostra leader in Europa. Nonostante questo siamo riusciti a fare 3.000 metri quadri e nonostante questo avremo anche una parte innovativa di Academy anche su questo settore. Quindi è un settore benvenuto e che contiamo di ampliare nella prossima edizione. Grazie. A voi.